Grazie Angela per la tua relazione. Ho avuto modo di apprezzare non solo lo sforzo teorico di rendere accessibile in modo trasversale il lavoro corporeo, ma ieri nel workshop ho avuto la possibilità di apprezzare la delicatezza e la profondità dell'osservazione fenomenologica della corporeità con Angela, quindi ho apprezzato moltissimo questo lavoro. Io vorrei dire due cose e mi limiterò a due punti, semplicemente perché credo che i convegni come questi siano un sacrificio per i nostri corpi, per cui abbiamo bisogno di una pausa, abbiamo bisogno di andare a pranzo. Cercherò di essere molto breve e focalizzare due punti. Il primo punto è che non è per niente scontato che noi siamo qua a parlare di corpo in un contesto in cui il convegno organizzato da scuole ed associazioni di diversi orientamenti. Questo significa che la corporeità è diventata in questi anni un tema trasversale e questo non è scontato. Io credo che come c'è stata una svolta relazionale nella psicoterapia negli ultimi decenni, è in corso una svolta corporea. Ora, di questo possiamo gioire, ma non è abbastanza, perché una volta che hai svoltato non sai ancora dove andare. Per cui credo che il lavoro che si apre è in che modo il terapeuta può appoggiarsi su una dimensione corporea per facilitare il cambiamento in psicoterapia. E questo potrebbe essere in qualche modo un gancio per il prossimo convegno che organizzerà Giuseppe, perché sarà un convegno probabilmente orientato a esplorare il cambiamento, e credo che lì dovremmo interrogarci in che modo ci appoggiamo sulla corporeità, in che modo questa dimensione è presente. Quindi quello che vorrei sottolineare, non è per niente scontato quello che stiamo facendo. Il secondo punto invece riguarda specificamente la relazione di Angela, e mi focalizzerò la relazione di Angela e mi collegherò in qualche modo a ciò che ha detto Böhme ieri e a ciò che ha detto Panksepp oggi. Per essere breve, sono ambizioso in effetti. Due punti. La prima e l'ultima slide di Angela. La prima slide è fare spazio al corpo in psicoterapia. L'ultima slide sono le due sculture e mi focalizzerò su quella di Rodin, al Museo Rodin di Parigi, in cui due corpi emergono dal marmo, non sono già fatti, emergono. Allora, ma che senso ha portare una relazione con il titolo fare spazio al corpo in psicoterapia? Che senso ha? Il corpo è già lì. Se ci poniamo questo obiettivo di fare spazio è perché lo spazio non è dato, il corpo non è dato. Questo per me è un punto centrale. Il corpo non è un oggetto dato che è già lì in terapia e funziona di per sé. Se ci ricolleghiamo all'ultimo convegno della FIAP in cui abbiamo invitato Damasio, il sé emerge nell'incontro, come il direttore d'orchestra che emerge nel momento in cui l'orchestra comincia a suonare. Non c'è prima il direttore d'orchestra. Quindi la corporeità non è un dato già presente. La corporeità emerge nel momento in cui ci sediamo l'uno davanti all'altro. E lo spazio è centrale. Mi piace moltissimo questo titolo. L'ultimo capitoletto del libro Il tempo vissuto di Minkowski è lo spazio vissuto. Io credo che emerge una corporeità che colora, che irradia lo spazio nella seduta. Böhme ha un concetto bellissimo per dire questo: i corpi vissuti sono estasi che emergono, che vanno fuori di noi. Noi abbiamo una concezione del corpo che è strettamente culturale, e cioè che il corpo è definito dalla nostra pelle. Quel che è dentro la pelle è corpo, quel che è fuori la pelle non è il nostro corpo. Questa è una riduzione culturale che non ha niente a che vedere con la nostra diretta esperienza fenomenologica. Facciamo una prova, così diamo un po' di vita ai nostri corpi. Voltatevi dal vostro vicino, provate a avvicinare la vostra mano senza toccare la pelle. Provate, non succede niente, non toccate la pelle, non prenderete la scossa. Vi avvicinate, non toccate la pelle, ma avete già toccato l'altro, è già accaduto qualcosa fra voi. L'altro si sente toccato. Quello che voglio dire è che il nostro corpo irradia intorno a noi e questo apre. Non siate troppo socievoli adesso, non gratificatevi, fermatevi.
Lo so che la gratificazione del contatto sociale aumenta gli oppioidi, ma ancora due minuti. Quello che accade è che la corporeità irradia, e ciò che accade con i nostri pazienti è che la mia e la corporeità del nostro paziente crea qualcosa fra noi. Quando incontro un paziente con un'esperienza depressiva, emerge un campo depressivo fra noi che colora l'aria diventa scura, fa pesare l'aria, fa pesare i corpi. Il focalizzare questo spazio fra noi apre possibilità terapeutiche che, a mio avviso, sono rivoluzionarie, perché invece di lavorare sul paziente per cambiare il paziente, lavoriamo per cambiare l'aria fra noi, e io lo faccio modificando la mia di corporeità, non quella del paziente. Questo per darvi l'idea di come enfatizzare l'irradiazione dei corpi, ciò che si crea fra noi, apre delle vie terapeutiche diverse. Un ultimo aneddoto. L'OMS dice che la depressione in questo momento è al quarto posto fra i problemi medici al mondo, dopo malattie cardiovascolari, infezioni e tumori. Entro il 2020 sarà al secondo posto, entro il 2030 sarà al primo posto. Questo, dico sempre, è una buona notizia per gli psicoterapeuti, ma non per noi in quanto esseri umani. Se la depressione è in qualche modo basata su una riduzione del movimento all'esplorazione, chissà che questa concezione di corpi isolati come monadi, i cui corpi finiscono dentro la pelle, non abbia a che vedere con il crescere della depressione. Il tratto caratteristico della depressione è la mancanza di interesse. Interesse viene da due parole latine che vuol dire interesse, che significano abitare il tra dell'essere. Allora, chissà che questa riduzione culturale del corpo all'individuo non sia un fondo per comprendere il senso di una crescita depressiva, che poi una diminuzione, che poi è una diminuzione della possibilità di essere gratificati nell'esplorazione del nostro spazio comune. Quindi la svolta corporea c'è, come lavorarci, io credo che dobbiamo discuterlo. E quello che ho visto ieri con Angela è proprio l'esplorazione dello spazio tra i corpi. Il corpo non finisce con la pelle. Finisco citando un articolo di Yangsep. Al contrario, noi consideriamo gli affetti... Al contrario, noi consideriamo gli affetti come delle disposizioni intenzionali che proiettano l'organismo fuori dal proprio corpo, in una dimensione relazionale o di confine tra l'interno e l'esterno. Per noi le emozioni non sono sentimenti di ciò che accade all'interno dell'organismo, ma piuttosto sentimenti di ciò che sta accadendo o che potrebbe succedere all'interno di un campo che include l'organismo e il suo ambiente. Grazie.